Bissa il successo di Arezzo, rifila 3 gol al Sestri Levante, matricola molto fragile, inutile tuttavia cavillare all'Adriatico. I biancazzurri avevano già steccato contro Vis Pesaro, Recanatese, Pineto e Fermana. Insomma, missione compiuta al termine di una prova apprezzabile. In questo momento Zeman ci perdonerà, contano soprattutto le vittorie. Troppi infatti i punti buttati via, specie in casa dove il Pescara ha fatto sua l'intera posta, solo e 5 occasioni contro la Juve Under 23, l'Arezzo, il Gubbio, l'Olbia e appunto il Sestri Levante. Bene sul piano dell'atteggiamento, dell'approccio, ancora meglio su quello della concretezza. Nel primo tempo i biancazzurri capitalizzano con cinismo due errori evidenti della fragile, ingenua difesa ligure. In avvio di ripresa il Sestri Levante cambia sistema di gioco, 4-3-3, crea un paio di opportunità ma è sempre troppo aperto, e infatti subito dopo il Pescara chiude la pratica realizzando il terzo gol, autore Davide Di Pasquale. All'attivo anche due legni colpiti da Aloy e De Marco, subentrato Franchini. Compleanno perfetto per il centrale di Sant'Omero, alla seconda rete consecutiva, 28 anni festeggiati nel migliore dei modi. Non solo, Di Pasquale gioca da leader, sempre pronto ad accorciare, aggressivo, guida la difesa con personalità. E poi Cuppone, istintivo, generoso, un esempio per i compagni. Sarà poco incline a giocare con gli altri, si sta comunque applicando, ma in campo aperto rimane un fattore. Complessivamente 8 marcature in campionato più 2 in Coppa Italia, già meglio della scorsa stagione, 9 reti Coppa compresa e con altre 15 gare da disputare, senza considerare i playoff. Stesso discorso per Merola, segno per la seconda giornata consecutiva. Sono 6 gol in campionato, anche per l'ex Foggia i conti cominciano a tornare. Ancora in evidenza di certo tra i migliori Romano Floriani, primo tempo pressoché perfetto, spinge e difende con la stessa efficacia. Ieri il terzino di proprietà della Lazio ha compiuto 21 anni. Continua invece a non convincere Tuniov, che non fosse per caratteristiche la mezzala adatta al gioco di Zeman, lo abbiamo sottolineato da subito. Era e resta evidente, in una gara come quella di ieri, in assenza di Squizzato, per visione e piede avremmo visto bene l'Estone nel ruolo di play, sicuramente meglio di Aloy che ha altre caratteristiche. In generale progressi confermati, ma due prove, sebbene convincenti, non bastano, serve continuità. Sabato prossimo, ore 20:45, altra sfida all'Adriatico, ospite dei biancazzurri il Pineto. Certo il recupero di Squizzato ieri in panchina perché non al meglio, ematoma alla cresta iliaca. Da martedì pomeriggio, giorno della ripresa degli allenamenti, tornerà in gruppo Pellacani. Non ci sarà invece Franchini causa squalifica. L'ex Padova era diffidato, ha preso un giallo sciocco per un fallo inutile sulla linea laterale. Giovedì 1 febbraio alle 20 chiude il mercato invernale. Cuppone resterà alla corte di Zeman. In entrata potrebbe arrivare, si capirà domani, solo il giovane attaccante Luca Sasanelli, classe 2004 dell'Andria.